Sì, molto rapidamente. C'è un giudizio di un illustre collega che è Attilio Caia, che ha oggi risollevato il destino di Roma dopo un inizio molto complicato, che condivido in pieno, espresso in una bella intervista oggi sulla Gazzetta dello Sport. Attilio dice che in una Lega nella quale non vede dei nuovi Ginobili, il sudore e la fatica sono, secondo lui, l'unico strumento per disputare una stagione che abbia un senso. E è un giudizio che condivido in pieno. È sostanzialmente la linea guida che abbiamo scelto per questa stagione, supportati, non lo dico perché adesso c'è qua davanti a me Cristian Pavani, ma perché ho in animo di dirlo comunque, da una società che ha dimostrato a oggi un equilibrio nella gestione dei momenti positivi e dei momenti negativi veramente ammirevole. Ho qualche anno di carriera alle spalle, non mi è capitato molto spesso. E quindi rispetto a questo, veniamo da una settimana di allenamenti buona, nella quale ormai la squadra ha imparato a condividere con questa emergenza permanente nella quale viviamo dall'inizio dell'anno, e che non è facile da gestire per una squadra che non ha un vissuto particolarmente significativo in questa categoria. E quindi andiamo ad affrontare una partita diciamo complessa, e da un punto di vista fisico più, oltre che tecnico, nel senso che soprattutto a livello di quintetto diciamo abbiamo delle situazioni complesse da risolvere, cioè Green, Leonardo, Candy, Guay, Matteo Montano, insomma matchup, Nazareno italiano, Hunter, sono degli accoppiamenti difensivi complessi, nel senso che a fronte di una buona qualità di entrambi i giocatori messi uno di fronte all'altro, in termini di atletismo, rimane necessario da far fatica. Non vi nascondo che anche questa, so che in settimana l'ho saputo per vie traverse, ma una cosa che mi ha fatto piacere, anche saperlo per vie traverse mi ha fatto piacere, perché significa che la squadra ha una sua identità e una sua dignità. C'è stato un confronto tra giocatori per cercare di affrontare serenamente questo saliscendi che di rendimento clamoroso, che a me sinceramente non è mai capitato in carriera, e che quindi settimanalmente rimette in discussione tutto, no? Ed è un'altra parte della nostra perenne emergenza, che siamo l'unica squadra in Europa che ha giocato una partita su 11 al completo. E quindi niente, apprestiamoci ad un'ulteriore battaglia con la necessità di, diciamo così, coinvolgere il nostro pubblico, cosa che in casa siamo sempre riusciti a fare, al di là dell'affetto enorme che il pubblico nutre per la società, per il marchio, per il nome, per la storia, per la tradizione, credo che oggi anche la squadra ci abbia messo del suo nel spingere il pubblico a incitarci, perché onestamente le partite in casa, dove abbiamo un record da primi posti, mentre in trasferta saremo da retrocessione, abbia convinto il nostro pubblico ad appoggiarci, perché onestamente le partite casalinghe sono state partite eccellenti. In una situazione tecnica che si sta facendo un po' complessa, perché la qualità degli allenamenti inevitabilmente sta subendo un po' queste assenze, soprattutto quella di Jonte, cerchiamo di far fronte ancora una volta a una situazione che purtroppo perdurerà a lungo, e cerchiamo di portare a casa questa partita dopo tre supplementari con un tiro a metà campo. Questo sarebbe l'obiettivo di domani. Per il resto poi vedremo più avanti. Prego. Una cosa, dato che in questo
questo inizio di campionato, l'impressione è che comunque in casa ci sia un tipo di situazione, come in casa un altro. Non c'è il sostituto. Mi permetto di correggere questa analisi, che fuori casa contro le squadre del nostro livello, perché fuori casa contro le squadre più forti noi abbiamo sempre giocato benissimo. Diciamo così, allora parliamo di mancanza di risultato. Sì. Non c'è il rischio che magari la squadra pensi che domani, come dire, è un esame da terza media, perché diciamo così, la cartina torna sole, sarà poi la trasferta, vuol dire che si sente di doversi verificare non questa ma la prossima. Infatti sono assolutamente d'accordo, tant'è vero che diciamo a inizio settimana ho avuto un incontro con la squadra piuttosto movimentato, proprio per evitare, cercare di evitare, perlomeno per quanto è nelle mie possibilità, perché credo di averne, ma credo lo so per primo di non essere onnipotente, onnisciente. Quindi l'incontro di inizio settimana è stato proprio rivolto a questo, cioè guai a pensare che il fatto di aver giocato sostanzialmente, diciamo, perché poi di queste 5-6 partite in casa, 4 ne abbiamo giocate, 2 ne abbiamo giocate in campo neutro, quindi tanto per aggiungere ancora un po' di... L'obiettivo di questo incontro era proprio cercare di tenere a mente i giocatori che il giocare in casa non ha come conseguenza inevitabile la vittoria, e che che a questo punto vincere in casa diventa importante se vogliamo cercare di rimanere aggrappati ai bordi della piscina senza annegare, augurandoci prima o dopo di tornare a vivere una situazione standard, che significa un giocatore che non si allena, un giocatore che perde una partita, ma non Montano che gioca la prima e poi ne perde altre 8 e ci vuole un mese per rientrare a giocare i suoi livelli, non un mese senza un americano che rischia di diventare 2, non l'altro americano sostituito sempre per grande disponibilità della società a 10 giorni all'inizio del campionato a stravolgere completamente tutto il lavoro estivo. Quindi l'incontro di questa settimana con la squadra piuttosto duro, devo dire, è stato proprio rivolto a questo, cioè a non pensare che il prossimo esame arrivi fra 2 settimane, o meglio dire settimana prossima. Il prossimo esame è domani, va affrontato con grande attenzione, perché al di là della considerazione che vi faccio sempre, che voi spesso dimenticate, cioè che esistono anche gli altri, ma esiste proprio un problema di natura tecnica domani, fisica, cioè al di là del fatto hanno vinto, hanno perso, ne hanno vinte tante, hanno perse tante, questo è un campionato molto strano nel quale, per esempio, non so se ci avete fatto caso, Treviso, che arriva alla partita di domenica scorsa contro Legnano, da noi battuta in casa di 23 punti di scarto, alla prima partita dell'anno, senza un americano, prontamente sostituito con Abbo, perde in casa. Perché anche a Treviso, diciamo, Fantinelli, Negri, Rinaldi, il figlio di Paolo Moretti, hanno un senso se sono affiancati da una prima punta. Quando non sono affiancati da una prima punta, peraltro sostituita immediatamente, ma non inserita nella squadra, tornano a essere un altro Rinaldi, un altro Moretti, un altro Fantinelli, un altro Negri. Tanto è vero che nella mia cupezza, che credo si percepisca abbastanza, l'unica cosa che mi tiene su in questo momento è la consapevolezza che se e quando questo periodo complicatissimo finirà, ci ritroveremo molto cresciuti, nel senso che se dovessimo fare una metafora di natura educativo genitoriale, questo gruppo di giocatori che aveva bisogno di un ingresso, il motivo per il quale abbiamo fatto questa scelta di avere 2 americani importanti attorno a un veterano e un gruppo di giocatori che, come ho ricordato a loro leggendo ciascuno di loro il loro curriculum vitae sino a quest'anno,
erano degli esordienti in Serie A 2, l'idea era che si imparasse a nuotare prima con la ciambella, poi con i braccioli, poi senza un bracciolo, poi affiancati da un maestro senza nulla. Invece sostanzialmente noi siamo stati, a causa di questi problemi, presi e buttati in acqua dalla barca e dopo cazzi tuoi. Ecco, questa è stata un po' la sintesi della nostra stagione. Se nell'immediato questo ci ha creato delle difficoltà, mi auguro, voglio dire, ne sono certo, che la risposta che molti, non tutti, che molti giocatori hanno dato rispetto a questa emergenza farà sì che quando saremo come gli altri, cosa che non ci è mai capitato, probabilmente questa emergenza la rivaluteremo fra qualche mese come un momento fondamentale della nostra crescita. È chiaro che la gestione dell'attualità è molto complicata, molto complicata, perché un conto è avere nel lavoro, soprattutto nel lavoro di 5 contro 5, in un quintetto Cararetto e nell'altro Flowers, un altro avere in un quintetto Cararetto e nell'altro Campo Grande, che l'anno scorso era in C2 a Roma. La prima partita, leggevo oggi anche un'intervista di Enzino Esposito, che sta brillando da allenatore come brillava da giocatore, per originalità oltre che per capacità, perché Enzo sta dando a Pistoia un volto interessante anche tecnicamente, al di là della grande capacità che ha avuto nel reclutare giocatori. Quindi c'è una cosa che io condivido in pieno, cioè che l'emergenza nell'immediato ti dà sì, dai, sopperiamo, facciamo un po' di più, però poi dopo, se l'emergenza continua, allora ti trovi di fronte a una mancanza che è grave. E quindi ancora una volta domani, ribadisco, supportati da una società di ammirevole solidità, in un panorama che non induce a un grande entusiasmo da questo punto di vista, continuiamo a cercare di dare il meglio di noi stessi e di concretizzare il durissimo lavoro settimanale, perché questa settimana abbiamo ulteriormente, diciamo, abbiamo aggiunto un allenamento, quindi abbiamo fatto due martedì, due mercoledì, due giovedì, uno venerdì e poi oggi finiamo, per cercare, ribadisco, di tenerci aggrappati ai bordi della piscina con le dita sanguinanti in attesa di tempi migliori. Metti che domani si vince, una bella prestazione. Sempre per il principio della reversibilità si potrebbe anche perdere. Sì. Cioè, divento più una soddisfazione, complimenti per la prestazione, o tipo come dopo Treviso, ma guarda, io credo. Ma guarda, io credo questo, credo che nel momento in cui stiamo vivendo ogni vittoria sia essenziale. Perché ridendo e scherzando, poi vincendo domani, noi manterremmo l'ottavo posto. Io credo che Trieste domani vincerà con Treviglio, manterremmo l'ottavo posto, rimarremmo personalmente, per quello che riguarda, nel mio range, cioè nel senso, come vi ho già detto diverse volte e come anticipai a Cristian Pavani prima di cominciare questo campionato, tutte le squadre che ho allenato hanno, insomma, lavoriamo molto e poi naturalmente andiamo degradando quando la stagione diventa veramente importante. Io ho sempre fatto stagioni che nel primo giorno d'andata erano un po' complesse, cioè nel senso, a Udine, ribadisco, arrivavamo ottavi, noni a fine giorno d'andata, settima a fine giorno di ritorno, poi venivamo promossi in A1, quindi tutto quello che sta succedendo è assolutamente in linea con quello che io ho sempre fatto, cioè cercare di preparare la squadra tatticizzandola poco nella stagione regolare per poi, entrati nei playoff, invece tatticizzare molto, ma a fronte di un'identità costruita attraverso vittorie e sconfitte nella stagione regolare. Non mi era onestamente mai capitato di gestire un'emergenza così lunga, anche per, ribadisco, al di là di quelle che sono state le nostre scelte, per un regolamento difficilmente comprensibile. Difficilmente comprensibile. Io non voglio polemizzare, ma ogni volta che dico qualcosa tutti si offendono. Impedire a una società di competere alla pari con le altre mi sembra veramente una follia. Poi dopo,
l'ultima norma di cui ho letto sui giornali è stata che abbiamo deciso che gli americani con 8 anni di permanenza anche non continuativa in Italia a partire dal 2004 possono giocare da italiani, ma solo in Serie B, Serie A2 no. E ricordo sempre che quando lavoravo ad Ostenda e il mio capo era il vice primo ministro del governo belga, si chiamava Johan van della Notte, oltre che ministro degli interni, spendevo delle lunghe ore in una bellissima casa nordica con un grande giardino a cercare di spiegargli che in Italia, se mio figlio avesse giocato o mi avesse seguito nelle mie peregrinazioni straniere, rientrato in Italia avrebbe giocato da comunitario, perché non formato in Italia. Lui non capiva che questa è la concretezza nordica e anche la mancanza di flessibilità. In Italia invece siamo molto fumosi e altrettanto flessibili. Cioè lui non capiva, diceva, ma mi diceva, ma tuo figlio è italiano? Sì, tu parli? Sì. Però se mio figlio torna in Italia dove ha giocato, diciamo che io mi fermi a Ostenda 6-8 anni, mio figlio fa tutto il settore giovanile a Ostenda, torna in Italia e gioca da comunitario. Lui non capiva. Per cui adesso se lo incontrassi dovrei spiegargli che un americano che ha giocato 8 anni in Italia può giocare da italiano in B e da americano in A2. E lui non capirebbe. Perché? Cioè l'identità nazionale di un giocatore varia a seconda del campionato nel quale gioca. Tu dimmi, tu in quale mondo può succedere una roba del genere? Se non nel nostro. Infatti c'è un mio amico che diceva a suo tempo che una volta eravamo il sud dell'Europa, adesso siamo al nord dell'Africa. Non a caso. Ma queste sono considerazioni mie personali che vi prego di evitare di trasferire. Domanda, ragazzi. Ah. Come sta Flower veramente? Cioè nel senso non veramente. Ma no, senso... diciamo cammina. Non si sa quando. No. Cammina. E fino al 26 di gennaio, cioè la seconda di ritorno, non al 24 di gennaio alle 12.45 o al 27 di gennaio alle 13.30, quindi alla seconda di campo del giorno di ritorno, quindi non alla fine del giorno d'andata, che sarebbe un termine ragionevole per tirare una riga e dire chi cambiamo, no, alla seconda di ritorno potremo fare le nostre valutazioni, prima no. Se l'hai detto non l'ho sentito. Come si riesce a questo problema delle trasferte? Ma io vorrei affrontarlo, se mi consentite, per non disperdere le mie sempre più labili energie nervose a partire da lunedì. Nel senso che adesso mi sembra importante che, diciamo, tutti quelli che gravitano attorno a questa società che sta cercando con grande serietà e grande dignità di ricostruire una realtà solida al di là dei proclami, no? Lo sforzo che stanno facendo tutti, ognuno nelle sue competenze, nel proprio ambito, è quello di dare continuità alla presenza di una società che mi permetterei di definire fondamentale nella storia della pagliaccia italiana, che è il motivo per il quale io, che vivo non soltanto di insomma, che vivo la mia maniera, poi dopo ognuno può discutere, ho fatto una scelta professionalmente folle l'anno scorso, cioè di venire in quarta serie a cercare anch'io di dare il mio contributo, come lo dà Cristian, come lo dà Muratori, come lo danno tutti, Savini, perché mi sembrava giusto, al di là delle mie piccole, diciamo così, se vogliamo chiamare così, rivincite personali rispetto al fatto di aver preso una pedata nel culo per vinto un derby, ma mi sembrava giusto, a fronte dell'incontro con delle persone che non ho sbagliato, credo di no, o meglio dire, sono sicuro di non aver sbagliato, no, il mio giudizio non era assolutamente importante, ma la chiave fu l'incontro con Cristian, con Muratori. Una cosa è sentire il telefono, l'altra è toccare le persone. Quindi so di non aver sbagliato e sono qui per tutto il tempo che Cristian mi sopporterà, per cercare di contribuire a far diventare questa realtà una realtà solida. Poi c'è la fortuna, c'è la disponibilità economica, ieri abbiamo avuto
così, testimonianza che la disponibilità economica in sé non ti preserva da momenti molto difficili, no? Nel senso, Armani fuori dal tuo sistema Eurolega, insomma, stride un po' con l'investimento di un grande imprenditore, di un genio italiano in questi anni a Milano. Quindi sono venuto qua per cercare di dare il mio contributo per quello che mi compete a creare una società solida che abbia un orientamento tecnico in questo caso, che è quello di valorizzare i giovani giocatori, di dare delle chance più o meno sfruttate, questa è un'altra cosa che mi fa girare un po' le balle, da alcuni veterani di in qualche maniera innalzare la qualità della propria carriera complessiva. Onestamente non immaginavo, cioè immaginavo le difficoltà di natura tecnica, ma non avrei mai potuto immaginare che tra noi e la fine della stagione ci fossero così tante e così gravi e pesanti complicazioni. Però, siccome per fortuna siamo tutti sani, che è l'unica cosa che conta, allora andiamo avanti. Ah, purtroppo non sono informato, nel senso che ormai sono nel mio. Ha fatto 5 supplementari, praticamente ha guadagnato un record. Sì. Niente, ti volevo chiedere appunto il tuo parere, se non sei informato. No, purtroppo non sono informato, nel senso che mi chiedo scusa, oggi pomeriggio andremo assieme a Cristian a vedere una partita di B2. Ma vi devo dire che sono talmente. Vi racconto un episodio divertente. Ieri mi ha veramente un po' sorpreso, sono talmente concentrato su questa situazione qua, che ieri eravamo assieme a Cristian a una festa del nostro sponsor Contatto e dopo dovevo andare a mangiare con degli amici al Campione, allora ho detto invece di andare per sopra, diciamo, cioè rientrare per via San Felice, ho detto faccio via Indipendenza e poi giro. A un certo punto, sapete che c'è quel sceso in via Indipendenza, c'è una grande rotonda che poi ti porta alla stazione, non so neanche come si chiama, perché non so i nomi delle vie di Trieste, immaginatevi quei modi. Boh, insomma, comincio, allora dico, vabbè, faccio questa pezza di rotonda, poi giro a sinistra. C'era un po' di nebbia, io lo so, pensavo a Montano, alla Carmelia, a un certo punto, guarda, cazzo, guarda, sono già passato di qua. E stavo girando, ma veramente, cioè, vieni, stavo girando intorno a questa rotonda, e ho rivisto le stesse persone che avevo visto prima, ho rivisto, ho detto cazzo, ma è lo stesso negozio di prima, ed ero là come un coglione che giravo intorno invece di prendere. Quindi immagini, tu sei in questo contesto gravissimo, per me gravissimo, da 53 anni riesco a occuparmi di qualcosa che non sia in questo momento la fortitudo, quindi non è un discorso di snobismo tecnico, ma proprio non sapevo nemmeno della... So che giro per le rotonde di Bologna pensando a all'inserzione della fascia piantare. Esatto, sono sempre là. Nostro ragazzi. Ci vediamo alla prossima.